Signori, buongiorno e benvenuti in questo secondo giorno in Trentino, anzi il primo giorno in Trentino perché ieri siamo stati in realtà in Lombardia, abbiamo girato il lago di Garda e per scoprire il perché ci fa male a tutti, anche se ora non li vedete, il sedere, andate a vedere lo scorso video, ci abbiamo il sedere distrutto. Comunque gli altri sono già scesi a fare colazione, devo scendere anch'io, mi stavano aspettando perché oggi è un giorno non molto impegnativo, passeggiate in Val di Rabbi, su ponti tibetani. Comunque, è ora di andare a fare colazione, che è la parte preferita della mia mattina. Stiamo per fare benzina perché la strada fino a Val di Rabbi è abbastanza lunga, quindi facciamo un po' il pieno perché ci servirà anche durante la giornata, dopodiché ci mettiamo in marcia. Prima tappa della giornata è il ponte sospeso a Ragaiolo, ponte sospeso tibetano, non l'ho mai fatto e spero vivamente che sia una cosa figa, immagino di sì. Non so se si vede, ma quello lì è il ponte tibetano dove andremo. Ecco, questo pezzo è dannatamente tosto, con le scale parecchio ripide. Ci siamo, signori! Ci siamo! Cascate a sinistra, 50 metri a strapiombo. Si muove parecchio, E sotto fa impressione perché ci sono 50 metri di strapiombo sul fiume. Fa davvero impressione perché poi dondola. Dondola tantissimo. Ci sono solo io poi, ci siamo solo noi qui. E il fatto di essere venuti a settembre è una cosa in più. Ce lo possiamo fare andata e ritorno quanto e quando vogliamo noi. E poi la bellezza è che è lungo, se non sbaglio, più di 100 metri. Comunque sto coso dondola parecchio, Com'era? Facciamo il bis? Sì. Quanto era bello? Bellissimo. Bello, un po' traumatico, era bello. Eppure il ponte sospeso l'abbiamo fatto, adesso stiamo scendendo e siccome è ora di pranzo cerchiamo qualcosa per mangiare. Ho trovato il posto per mangiare, in realtà stiamo andando in una specie di baita di montagna dove possiamo appunto consumare qualcosa. Come vedete adesso è abbastanza pianeggiante, ma c'è stato un pezzo che era così. Siamo a 1500 metri circa, a me ieri è piaciuto il cervo, quindi a questo punto dico... perché non mi prendo proprio la carne di cervo? Questa danza tribale che potete osservare in questo momento è il risultato di una fobia arcaica che ha origine primitiva. Le vespe. Pieno di vespe. È una tortura. Vespe aggressive, senza alcun tipo di timore verso il genere umano, che pur di accaparrarsi della carne di cervo, di cui sono ghiotte, sono disposte ad andare incontro alla morte. E a mali estremi? Non si può vivere così. Estremi rimedi. Voglio mangiare nel bagno fatemi mangiare. Cioè era proprio poggiata dentro, pure si faceva così, mica se ne andava via. Niente, era proprio attaccata al cibo. Mi piace. Poi è arrivato il signore che è abituato, l'ha presa così per la testa
e l'ha uccisa. Ti piace? L'ho detto io, mi piace. Oh, certo. Dopo oddio, devo pagare ecco. Non si fa niente. Il nostro salvatore. Mangi con noi, per favore. Se non l'avete capito, abbiamo paura delle vespe. Guardali come mangiano, guardali, guarda che belli. Il fieno, eh? Com'è? Voi pure vi rompono le scatole le vespe? Ciao. Ciao. Comunque qua veramente le vespe su qualcosa di, cioè, è associazione a delinquere, questa è attività mafiosa. Comunque devo dire la verità, si mangiava bene, anche se sento un po' di retrogusto di vespa. Non avendo mai mangiato il cervo non vi so dire se era buono oppure no, però a me è piaciuto. Leonardo, Federico, non ne parliamo, guarda. Hai sbagliato la scelta delle scarpe. Tu ti sei portato solo quelle, io no. Ah, vedi come censuri. La differenza, guarda. Sembro un tedesco, eh? Però. Da qui sembra pazzesco il lago di Carezza. Adesso andiamo un po' più sotto, vicino al lago, perché proprio sotto non si può entrare. Tra l'altro trovate il parcheggio alla sinistra del lago, appena arrivate. Quindi a livello logistico è perfetto. Io vi ricordo che siamo a 1400 metri. Siamo saliti tantissimo. Abbiamo tenuto la media del carburante della macchina, benzina, alla pari di quella di un Hummer. Circa 5-7 km con un litro. Più giù, più là, no, proprio giù in fondo. Più deposito. Così che se cadi è perfetto. Immortalo perfettamente il momento. Sei pronto? Facciamo sta fotina? Vai. Quello lì è un gruppo montuoso chiamato Latemar. Comunque questo bosco qui sotto è bellissimo. È esattamente speculare nell'acqua, se ci fate caso. Vedono anche le nuvole. Quello lì non è un moscerino, ma è un piccolo drone. Guardate dove sta. Comunque questo è in assoluto il lago più bello in cui sia mai stato. Però in programma per dopodomani c'è qualcosa che forse lo supererà. Già immaginerete cosa. Avevo mai fatto un ponte tibetano e oggi ne faccio due in un giorno. Pure qua c'è il torrente sotto. Tanto lì, c'è tanto dove dire. C'è sta il bidet! C'è il bidet! Mi siedo sul mio comodissimo tronco. Ristorante completamente in legno, meno completamente in legno. Non lo assaggiarlo. Questi che vi ho fatto vedere adesso sono dei ravioli fritti con dentro ricotta e spinaci. Buono, niente di eccezionale. Poco ripieno, però buono. Bene signori, doccia fatta, mangiato,
è ora di andare a dormire, visti pure gli occhi rossi. Commentate con vespe, visto il pranzo di oggi. Se vi siete persi lo scorso episodio, il giorno in cui siamo arrivati al lago di Garda, vi lascio, come vi dicevo all'inizio, il link qui per poterlo andare a rivedere. Altrimenti, se l'avete già visto, noi, lo sapete, ci vediamo sabato prossimo, ore 14, sempre qui, su YouTube. We'll be right back.